che vi racconterò nella canzone. Appena potete, grazie. Ad una morte assai precoce, come un fiume alla sua foce, perdeva la sua identità. L'ho strappata alle braccia della morte, ha cambiato la sua sorte. È arrivato l'uomo, l'uomo. L'uomo dalle mille riprese. Una mano, ma signori. No, quello è un decreto ministeriale. Ma siete arrivati un po' tutti quanti da poco. E Maria Rosaria non è venuta, Maria Rosaria. Sul senso e sull'età, come stiamo lì a guardare questa formalità. Siamo pure in registrazione video, basta che clicchi sopra e dico una fotografia. Siamo anche registrati. Che lei non ha più visto nessuna attività. E così la rotta. Vai, no, forse già Mario. Forse ha premuto lo stop invece di premere. Possiamo registrare un'altra cosa. Ora sono tre giorni che sono un passeggero. Non c'è diritto ad uno sciopero generale, ma io sono soltanto un piccolo padrone, mentre i miliardari già trattano con le poltrone. Ciao, gettati in cassa integrazione. Questa è la ballata di una serie. Anche è più sentimentale, è più una gagliarda, è più come se un sentimentale, però aspetterei. Chi si visto? Per un visto? La Gaetano se ne è andato. Oh, chi l'hai testa a casa? Ma voi che andate? Pure voi a casa? Gaetano. A me mi ha detto che hanno ancora ci posso lasciare là le esposizioni, andiamo a fare quella cosa che stava facendo. Che piace anche a Fiale Robè, ma non ho capito, però mi sembra che ha fatto. No, no, stesso stasera, ma a Caimano dice che c'è un altro, però non ho capito, non ho capito neanche tu, perché anche di campo non c'è. No, grazie. Ho visto a Marco quando prima di parcheggiare, diciamo, è sceso in macchina praticamente. Marco ce l'ha visto. Marco è in parte, sta qua. Allora, per questo si chiama il Basso Sannio. Il Sannio è la zona in cui abito. Il mio paese più detto si chiama Alpai, è un paese molto. Io mi sono comprato due palazzi insieme sullo store oggi pomeriggio. Cioè, sono gli abitanti sono tutti. Ma io l'ho condiviso, diciamo, in privato con tanti amici. La prima cosa parecchio non sapevo. La salterò. Per esempio Stefania Palermo, ma io non sapevo, ma come sai che la ci conosciamo? È rimasta. Tu Achille è proprio il numero uno della canzone, allora, della canzone sentimentale. Vabbè, ora siamo attaccati. Ma a me mi piace troppo assai che la goccia di mare. Però insomma è bello che no? Queste conoscenze così. Dopo approfondiamo il discorso. No, ho finito di cantare, se no. Ciao bella. Ma benissimo, allora poi vengo con vostra cognata. Sì, 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 ho detto non potevo mancare con le mie riprese. Tu proprio no. Anche una mezz'oretta, ciao che tu proprio no. Sistema italiano. Voi penso che siete venuti già un po' dal pomeriggio. Mi sono provato a scrivere questa canzone che parla del mio paese. Ah, un po' di... No, ma... In realtà ho fatto caso di come molto spesso noi pensiamo che
infatti poi diciamo un pochettino da casa ho seguito un pochettino tramite lo, all'inizio tramite lo streaming, però ho detto ma sono in fede proprio diciamo alle 5 già stare qua con questo valore. Sì. Invece poi capisci che l'Italia è fatta il sistema Italia è fatto però diciamo però così è già adesso come orario accettabile perché si sta bene adesso è più meglio anche piccolo in quel quartiere. Aspetta che ti immortalo pure a te nel grande web in realtà può mettere in crisi perché è un ingranaggio, può mettere in crisi poi siamo anche in video, foto e video. Quindi ho preso la prima cosa quel primo quando scendere da casa ma raccomando, ci sono foto, video, oggi non preoccupate, state mano all'arte. Come dicevo, un paese fatto di 2000 abitanti, due volte un dissesto finanziario. No. Non si riesce a gestire 2000 abitanti, figuriamoci di allora, quindi mi sono reso conto che vai. La storia del mio paese, racconto la storia dell'Italia, fatta dalla prima parte di questo. Mi sono dimenticato, lei è? Parte forse anche di un po' di incompetenza. Lei è... Dai dimenticato? Sì. No, il nome, vabbè, come... Ma vai lì no, ricordo, perché non... si parlando con lei. No, per adesso, ma salutato tutto l'entusiasmo, però non ci manco domandato... Ma se non manco bene ci ho domandato, scusami, no. Scusami, perdona. C'è il mio paesello. Con un fa, no, stiamo in diretta, ma con un fa una figura in merda. Come il tuo nome in arrivo, qual è? Silvana Giannuzzi, Silvana, non ci dice niente, volemmo fare una brutta figura. Bravo, no, ma sai perché Silvana? Allora, io sono 2 anni da quando ho l'elevatore che sto incominciando quindi a scendere, quindi poi man mano le persone le sto conoscendo un poco tramite soltanto diciamo il web e il computer. La grande maggioranza delle persone le sto incominciando. Ciao Ciro! Ciao carissimo! Le sto incominciando a conoscere tutte quante adesso, si va! Ma tu Silvana diciamo come zona tu diciamo dove stai? Ah, tu stai nel gruppo di corso, quindi sento la rossa Giovanna De Rosa praticamente. La compagnella mia. Bravo. Giovanna che facevi? Non venivi? Ma io stavo al tavolo a Binario Cavo, quindi sei venuta pure tu, ma infatti io diciamo mi ricordavo, caduco praticamente da... facessi la ripresa. La rossa, scusa, devo... Sì, vai. Nulla facendo. Straordinari, paese del gioco e degli innamorati, di appalti e concorsi, manipolati, di gente che perde, di meno proprio di gente che svegli. No, figura di già bella. Paese del gioco e degli amori, paese del mondo. Ma guidate pure a Caimano, ma a Caimano Maruva, lui ha. Guidate pure a Caimano. E vista la grande meta, alla fine diciamo ci siamo riusciti. Quando da git, ma chi diceva la vostra parentesi, Gianni, tenga. Sono rimasto. Sono rimasto 3-4 minuti a disposizione sulla scheda Fastweb. Quindi poi dopo posso solo ricevere, mentre ad agosto ho avuto la promozione che posso chiamare gratuitamente a tutti. Lui è mio fratello, lui è Gianni. Sta pure Ciccio Mero, una dichiarazione.
piena di amore, piena di riconciliazione. Una serata in cui ci guardiamo negli occhi, ci riconosciamo. No, e a ci sta Marco se tu chiedi. Ci riconosciamo finalmente. No, no. Però è venuto a ci sta Marco. Come diceva Peppe nel 2011, neanche ci riconosciamo. Siamo persone amorti. Siamo persone che hanno dormito, invece non ci riconosciamo. Non sia obbligata ad essere stretta in alcuni concetti e quindi a fare cose dei quali che voi non vi sentite addosso. Vabbè, sentitevi di amici, fate quello che volete. Vai, vai! Carissimo, ho detto non potevo mancare, diciamo. A fare visita con le mie riprese. Ora andiamo a prendere un po', aspetta. Tutto a posto, Elio! Abbiamo fatto il nostro solito gazzetto. Ma Giulio non è venuto? Sì, sì. Stava bene, un po' di vite. E a che ora ve ne siete andati? Vado sempre l'affluenza come sta. Nonostante il questo ragazzo è proprio in gamba, sempre inciampate, voglia dirgli stai attento, ma solo nel tuo cuore pieno, e io mi punto, ma si è concessa ad ogni amore, è una storia come me, è un amore innamorato, per le vie del mondo, è sempre inciampate, voglia dirgli stai attento, ma solo nel tuo cuore pieno, il mondo non è mica come tu lo vedi, ma dimmi come fai. Don't fight. Il gioco d'azzardo è la sporca razza madre. Con una puttana non è lo scintillio delle luci di Hollywood, ma il ticchettio di una meccanica per me. Sono stanze d'albergo e sono crepe sul pavimento, che in alcune c'è l'amore ma nelle altre c'è il tormento, e inciampo sul suo fiore che ha petali di marrone e dunque radici che arrivano al cuore. È un uomo come me, è un uomo innamorato, negli occhi delle donne è sempre inciampato, voglia che gli stai attento a dove metti i piedi al cuore, prendi puntualmente se è concesso l'amore. È un uomo come me, è un uomo innamorato, per le vie del mondo è sempre inciampato, voglia dirgli stai attento a dove metti il cuore e i piedi, il mondo non è mica come tu, ma dimmi come fai. Don't cry, tu dimmi come fai. Don't cry, non ci provare mai. Don't cry, non ci provare mai. Don't cry. Non ci provare mai. Siate liberi, grazie.
è un luogo abbastanza lontano, Benevento ne manca le politiche, non sempre abita qua, Benevento. Ci vengo volentieri. 110 km circa. Allora, dopo aver ascoltato un giovane musicista interprete di canzone, ti daremo conto, Francesco, per dopo prenditi. Sai, spesso che siamo feste di beneficenza, quindi ci va bene. Che significa? Mo ascoltiamo un vecchio. Adesso dopo i giovani passiamo a mezzo vecchio. Scusami un attimo, Andrea, c'era soltanto Dario. Dario, puoi fare un attimo la tua prova audio così concludiamo. Scusami. Vuoi fare la prova audio, Dario? Ciao bella! Dacci un segnale, Dario, dacci un segno da clappe. Come si chiama il pianeta nuova? Kepler 487. Dario, non ci dà segni. È un classico che accade. È un classico di Dario. Ma è un classico smantrappamento nostro. Problemi no? Tecnici, ma ci sono sempre quelli. Va bene, proviamo uno dopo. Andiamo avanti, ok, perfetto, vai. Andiamo. Allora, adesso introduciamo un professionista particolare, poi ve ne accorgerete. È un neuropsichiatra, quindi partiamo dalla sua professione attuale, infantile, dico bene? E per amore, quindi per hobby, si diletta con il teatro. Quindi lascio la parola a lui, farà, non so cosa farà, lo vedrete voi, Edoardo Amendola. Un applauso Edoardo! Edoardo Amendola però ha un fratello, per chi ha partecipato alle feste fatte negli anni passati, è il fratello di Emanuele Amendola, quel ragazzo che si portava il contrabbasso, straordinaria voce, lui non è a quei livelli là, però lo accettiamo lo stesso. Prego dottore, a lei il microfono. Grazie per la presentazione, cioè hai presentato meglio a mio fratello che assente e a me presente. Però, allora, rapidamente, questo è un esperimento di divulgazione teatrale. Lo dico a tutti quelli che sono qui sull'onda. Più voce che sta. Audio, vado. Allora, io penso che tutti quanti qua dovremmo passare dal mito di Grillo al metodo Grillo. Qual è il metodo Grillo? Che tu ti studi una soluzione o un problema e poi lo condividi in un modo leggero, divertente, però profondo. Io ci ho provato. Allora, vi dovrei parlare. Lucio, vieni un attimo, metti da cavi. Lui, una colonna del Meetup Napoli, Lucio De Notaris, non lo dice, ma sta a maricere. Allora, una colonnetta del Meetup Napoli. Allora, dovrei fare una prova audio con voi. Dovreste dire tutti insieme 1994. Pronti? Vai. Un po' più alti, pronti? Via! 1994! Va bene, allora, quando voi dite l'anno, lui comincia a contare 60 secondi e io in 60 secondi vi devo dire che è successo nel 94 sull'emergenza rifiuti. Quando finisci, già fa ridere questa, appena finiscono i, come fai tu quando finiscono i secondi? Voi lo guardate? Allora facciamo che sono finiti, tu alzi, voi dite l'anno dopo, che è? 1995. Un po' meglio? 1995. Ok, allora, sono... Ma che succa, non è buono proprio. Lo devo... La posso staccare? Lo devo mangiare. Usa questa, uso il gelato, va bene. Ok, così è meglio? No. No, così? Ma meglio l'altro. Mamma mia. Io non mi muovo da qua, sto qua fermo, lo stacco, ecco qua. Allora, emergenza rifiuti, ultimi 21 anni, pronti? Partenza? 1994! Nel 1994 parte un tir da Cuneo che scende dritto dritto fino alla rotonda di Villaricca, lì prende una buca per cui scende, cioè il camionista si accorge che è caduta una cosa da l'indocamia, quindi si ferma, scende e vede che sta un coso blu, lo mette a posto, si dà una sistemata e riparte, comincia a sentire strani sintomi, tosse,
perde, non ci vede buono con lui, la camicia comincia a bruciare, per cui giro camion, corre direttamente al pronto soccorso del Cardarelli, lascio camion là fuori, entra dentro e gli riscontrano perdita della funzione dell'apice polmonare destro, perdita della funzione dell'occhio destro, nonché appicciatura di tutta la camicia destra. Io mi chiedo sempre, quando racconto questo fatto, non tanto sto povero signore che fine ha fatto, ma sto camion annanza o Cardarelli, chi ne fusti tossici, quanta morte è fatta? Questo, Wanga, di voi, devi strano. Ehi, no vabbè. 1995. Io cambio timer. Nel 1995 viene fatto un interrogatorio tra l'autista del camion e il magistrato. Il magistrato gli dice: scusate, ma voi siete sicuro che non lo sapevate che portavate rifiuti tossici? E il camionista dice: ma come, che ne sapeva? Secondo me tutto, se lo sapeva e pigliava e toccava, immagini, no, basta, camminava, e ovvero che quando arrivava là o camion o lasciava a certi guaiuno o lasciava a certa gente, ma poi portava lì in terra, ma io mi pigliavo pure una scendermi la linea giù. Dottor, ma io se lo sapevo non lo facevo. Cioè, siete sicuro che questo non è una copertura per il narcotraffico? Dice: dottor, no, io massimo portavo un Nez, basta, non faccio niente. Ma tu sei troppo lento, sei pronto? Vabbè. Nel 1996 mi dovete dire voi questo che cos'è? Che cos'è? È il timer! No, il timer è isso, è l'unica cosa già, perché che uno che fa così e poi tengo il microfono in mano e non si vede bene, però. Bravo! Come? Il vigile urbano, a che serve? A dirigere il traffico, perché lui viene nelle Marche. A Napoli serve a generare il traffico. Però infatti, okay, perché è un anno di traffico, perché la monnezza che dovrebbe arrivare dal nord dell'Europa, da posti strani, e di solito va in Africa, affermano, ritorna indietro e va tutto in un posto che sta a nord di Caserta, sud di Caserta, nord di Napoli, e tutto il 96 è su traffico così. Tranne le navi con rifiuti nucleari, che invece vengono con comodità andate sulla costa calabrese. Casevero non lo satellite? Bravo. Comunque fate le navi strane, perché se vengono satellite, ma non dalle prefetture. Sì. Nel 1997 avviene un dialogo che hanno desecretato grazie a una qualunque che sta a Camisa, una delle firmatarie. Sì, poi non vi dico chi è. Il dialogo è tra il capo delle indagini e il boss che organizza questo traffico, e gli chiede: scusate, voi volete dire che questo veramente è un traffico di rifiuti, ma non è una copertura del narcotraffico? E chi dice: no, tutto a munizia è oro. Cioè, se voi pigliate un camion chi ne schifezze o portate un coppa alla uno fino a Napoli, a rapita sotto, scusate, lui, se per caso mi devi stoppare, tu mi hai stoppato, non devi avere pietà, mi hai stroncato. Ma tiene un minuto diverso, tiene un minuto. Vabbè. Ah. Nel 1900 posso scendere? Bello, guarda. No, no, come sei ingazzato? No, no. E volevo fare Pippo Baudo, capito? Nel 1998 Napoli cambia. Bassolino pulisce il salotto buono di Napoli. Si scorda un bagno, stanza da pranzo, garage, corridoio, però un salone era pulito. Il 1998, ve lo dico anche con tristezza, è un anno che per me come napoletano è stato tristissimo. Dite voi perché? Perché il Napoli, dimmi. Posso scendere? Grazie. Cavallo, mi sentite? No. No, si sente. Vabbè, allora, comunque quest'anno fondamentalmente io sono a lutto, perché è l'anno in cui il Napoli sta in Serie B. Un minuto di raccoglimento per il Napoli. Nel 1999 un colonnello della finanza comincia a zoppicare, poi comincia a tossire
e a soppicare. Quando ti pare così? Contemporaneamente, o no, noi. A un certo punto il colonnello dice: ma fosse che manda in tutto caso. Fa un'indagine e vede che in un fosso vicino a casa sua stanno interrati dei rifiuti molto strani. Fanno l'analisi spettrofotometrica e vedono che sono rifiuti di alto forno. 2000. Sicuro? 2000. Nel 2000, cari cittadini napoletani, cominciano a cambiare i nomi. Queste zone qua si chiamavano il Miglio d'Oro. Poi se vai ancora più indietro, i romani, il Granaio dell'Impero. Poi si va ancora più dietro, Campania Felix. Poi si va ancora più dietro, i greci, la Magna Grecia. Non si chiama più Grecia, ma Magna sì. E noi invece, che nomi? Triangolo della Morte. Terra dei Fuochi. Guardate, che non ci sta niente a ridere, cioè, quando cagnano i nomi, vuol dire che c'è cambiato tutto. Io ho paura, no, ma senza pietà, io ho paura che noi ci ridurremo a fare e preghiere sotto i totem di Mummizzi. Nel 2001 tutto quello che vi sto dicendo viene fuori grazie a delle inchieste. Ora tu ti dirai, sicuramente, l'emergenza è regionale? Sì. Le inchieste sono regionali? No. Procura di Milano, indagine My Way. Procura di Trapani, indagine Red Carpet. Cioè l'emergenza è regionale, ma le inchieste sono nazionali. La procura di Caserta non ce l'ha ancora nel 2001, no, ce la facciamo. Io suggerisco alla procura di Napoli un nome per le indagini attuali. Qui mi puzza, perché non è ancora risolto e un fieto maggiore ancora deve uscire. Però, ma posso andare con? Ve lo ripeto, perché si dice emergenza rifiuti in Campania, ma le inchieste sono tutto nazionali? Che 2002. 2002 è un anno abbastanza scioccante per me. Un bacio di tre cani. Grazie. E l'anno in cui viene, l'anno in cui vengono accertate azioni violente contro la nettezza urbana, cioè attentati camorristici contro la nettezza urbana. Cioè voi immaginate che sta Cafiero Pasquale, che sta Reto Camia, scende perché ha di appia o bidone, e dietro bidone nascosto sanno camorristi che esce, spara e caccia a chi? Cafiero Pasquale sai un po' bidone, ma no, fu Pasquale, fu. Ma io mi immagino che questa povera persona che è focamurrista e se volesse fare Scarface, invece sta e cinca mattina, a rete non più tu, con calaci di coffa in mano, che aspetta un mondo, sa, perché ha da sparare. Chi se non dice ma... 2003! Nel 2003 ci sta un prete che si chiama padre Alex Zanotelli. Questo prete abita a Nairobi, per la precisione su una discarica di Nairobi che si chiama Corococio. Su questa discarica le persone, dalla monnezza che sa, prendono il materiale, si fanno la casa, prendono il materiale e ci fanno le cose da vendere, prendono il materiale e ce l'arredano la casa. Giustamente padre Alex Zanotelli dice: ma io che ci rimango a fare andare un posto a rotare una discarica e ci fanno una città? Ma non è meglio che vado in un posto a rotare una città e a fare una discarica? Quindi il vero destino delle missioni è fare il missionario. Aro ci sta bisogno, aro ci stanno in malattia, aro la gente ci cassa tutte le cose. Io che ci faccio in Africa? Un missionario ci fa a Napoli. E infatti padre Alex Zanotelli dal 2003 è uno dei parroci della sanità, perché è un missionario. Ma tu imbrogli però, ma imbrogli troppo a sta. 2004, Maron. 2004 è ancora più difficile. Ci sta un oncologo tossicologo del Pascale. Questo oncologo tossicologo del Pascale tiene tre pazienti che tengono tre caratteristiche uguali, tutte e tre con tumore ai polmoni, tutte e tre che hanno una farmaco resistenza alle terapie che si danno come farmaci, e soprattutto tutte e tre la cerca. E dice: ma fosse che ci fosse un collegamento. E allora che fa? Piglia l'analisi di questi pazienti, tutte e quattro le promette, le manda alla regione Campania, perché senti, dillo proprio la gestione, la regione Campania, gestione, noi lo sanno ogni tanto e tu sport, ma io lo direi.
E allora lui dice, ah sì, e mo ci metti 5.000 dollari canadesi e li mando in Canada, perché io già sapevo di ossino quant'è. Valori normali 10, valori riscontrati 35, 40, scendri 850. Il più alto. Ma tagliaggi, capito? Tagliamo 2000, ma perché lì fa il minuto lungo? Essere 2000? 7! 8 gennaio! Ma allora, non mi proviamo. Il 2005 è un anno in cui un noto scrittore, tipo Roberto Novespa, Saviano, gira sempre attorno a una collina e sente natura. Ma natura yogurt, ma verica voi, natura yogurt, che dice, ma se stai crescendo le piante direttamente dopo vasetti? No. Era una collina di rifiuti caseari. Perché? Perché la camorra è organizzata criminalmente, ma troppo. Cioè, a roba l'alto forno, tutto vicino alla casa uno colonnello. Poi io, ma tu hai portato tempo? Va. Nel 2006 si alza in Parlamento il ministro Pecoraro Scanio e dice a tutta la conclave davanti a lui di persone più o meno come voi, più o meno, e dice, sentite, guardate che in Campania si sta consumando una strage, ma non è una catastrofe così, no, è una strage con responsabili penali. E infatti, prima normalmente la criminalità organizzata sparava, il colpo ti pigliava, tu morivi intossicato istantaneamente. Invece, boh, non può che indipata, non può che indanzala, non può che indalla, si forma la particella, tu muori, e nessuno ha sparato però. Il progresso è stato anche questo, è un problema anche di mira però. No, 2007. Scusate, un appello al timer. Tu hai fatto un minuto preciso. Ah, stiamo primi. Ok, pronto? 2000, abboniamo il 2007, 2008, nel 2008 avvengono nella mia zona degli scontri per delle cave. Io abito nel Vesuviano, voi giustamente, se qua stanno i paesi e qua sta il Vesuvio, la discarica la fate a monte o a valle o paese? La discarica si fa a monte, no, infatti l'abbiamo fatta a Vesuvio, a Vulcano, che giova. È tutto cosa scorre. Poi giusto voi una discarica la fate fuori o dentro un parco nazionale? Fuori. Ce l'abbiamo fatta dentro il parco nazionale. Voi la fate a norma o la fate in una cava già bucata, chi ne tufo? A norma. Noi abbiamo fatto in una cava bucata, chi ne tufo? Perché? Perché il Vesuvio deve essere custodia di biodiversità. Con tutti questi mutanti escono certi serpenti a tre capi, certi percoco, con tutto il nuovo stare. È un motivo. Nel 2009, quiz. Quante discariche abusive esistono in Campania secondo voi? Quante? Di più. 500 sono pochissime. Decide. Di più. 2300. Ah? 2300, di più. Di più. Quasi. Un milione. Illuminatori. No. 6.225. Ma questo no, è sballato, ma non fa niente. Abbiamo perso tutti quanti, non è che... 6.225. Anno dopo. 2010. Altro quiz più semplice. Caro signore, cosa si può trovare in una di queste discariche? Dici. E bisognini, rifiuti tossici e bisognini. Sono d'accordo. Dite un'altra cosa. Che altro si può trovare? Esatto, però tu sei troppo preparato in primo banco a te. Cioè, fai parlare pure gli altri. Tu, secondo te che ci puoi trovare là dentro? Tu non lo sai, certi non lo so in questa maniera. Non lo so assortito. Ancora tu, va bene, che si trova? Mobili rotti, oggetti rotti e pure i mobili ancora in cielo fanno, intanto direttamente. Si trova, solo due cose non si trovano. Cadavere di fotografo anche un po' qua. Purtroppo. Poi
Ho alzato 2000 è successo una cosa un po' particolare, è venuta Carla Poli a Napoli. C'è un po' di qualcosa da bere, un po' di acqua. Dice esiste? E un cicottone? E sta a camicia. Ma questa è una cosa turistica. E lei? Questa signora pure non mi è nulla. Vuoi fare la amicizia? Chi è ora? Aspetta la chiave. Non è finita, di andare alla bancarella. No, 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 bene? Sì, sì. Non esagerare col vino. Se altri dovrebbe pagare. Se altri dimmi una cosa. Il resto del minuto. Blocca la registrazione. Come vuoi fare nessuna chiusa? Mandini.